ingenti quantitativi di rifiuti speciali pericolosi che finivano nel fiume Mucone, nel territorio del comune di Bisignano, centro del Cosentino. Con l'accusa di inquinamento ambientale, i carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza e del Gruppo Carabinieri Forestale hanno eseguito due provvedimenti cautelari dell'obbligo di dimora nei confronti di due persone, ovvero l'amministratore e il direttore generale della Consuleco, società che gestisce il depuratore comunale nel comune di Bisignano e proprietaria dell'impianto di trattamento dei rifiuti liquidi speciali. Secondo quanto avrebbero scoperto gli inquirenti, i due avrebbero dato direttive illecite ai dipendenti, permettendo quindi lo sversamento di rifiuti pericolosi nel fiume Mucone. Gli stessi dipendenti sono ora indagati, mentre sia l'impianto di trattamento di rifiuti sia il depuratore sono stati sequestrati. Nell'ambito della stessa operazione sono stati perquisiti 13 siti industriali ubicati in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Abbiamo trovato, a seconda dei diversi elementi, diverse concentrazioni. Arriviamo anche fino a 40.000 volte i limiti consentiti per l'Escherichia coli, fino a centinaia di volte per altri parametri, quindi un livello di concentrazione molto elevato. Poi, al di là dell'impietosità dei numeri, quando noi andavamo sul posto era veramente impressionante, l'odore acre di irritazione che causavano i miasmi provenienti dallo scarico, proprio sia per noi che per i militari che operavano. Occorre fare verifiche di tipo ambientale, amministrativo, occorre dotarsi degli strumenti normativi, occorre fare anche delle indagini epidemiologiche corrette, così come previste dalla legge, per vedere l'incidenza sulla salute del cittadino di quanto è avvenuto. Stiamo parlando del più grosso depuratore industriale del meridione d'Italia, che aveva contratti per milioni e milioni di euro con tutta una serie di siti industriali che producevano, che producono rifiuti pericolosi che dovevano essere smaltiti. A questo punto dobbiamo andare a ricostruire quelli che sono i rapporti per vedere poi alla fine del discorso che tipi di veleni, oltre a quelli che abbiamo riscontrati, venivano buttati sul nostro territorio.